Salve a tutti, Lorenzo Avello. Nel video di oggi andiamo a effettuare l'unboxing di Radio Kubo TS522D+. Il prodotto in questione, come dice appunto lo stesso nome, è principalmente una radio. Tuttavia abbiamo anche, come è possibile apprezzare, diverse funzionalità, quali una riproduzione Bluetooth, un digital audio broadcasting, un remote control, una sveglia, una stazione radio appunto. E poi abbiamo anche diversi colori. Il prodotto in questione è in vendita sul sito di Brion Vega ad un prezzo di circa 279 euro. Ci tengo a precisare che per quanto riguarda la gamma Radio Kubo è interamente concepita e realizzata in Italia. Detto questo, possiamo procedere con l'apertura del nostro pacco. Andiamo essenzialmente a rimuovere appunto il nostro sigillo di garanzia che abbiamo. E rimuoviamo questa pellicola esterna. Abbiamo quindi la nostra scatola e andiamo ad aprirla. Ecco qua, ci troviamo subito davanti una busta con all'interno il nostro telecomando e il certificato di garanzia e il manuale di istruzione. Andiamo poi ad aprire il resto della confezione. Qua dentro abbiamo, suppongo, il nostro alimentatore e qui sotto infine abbiamo la nostra radio. Andiamo a tirarla fuori. Abbiamo anche un discreto imballaggio che ci protegge il prodottino dagli urti. Andiamo a rimuoverlo. Come possiamo notare, la nostra radio è all'interno di una carina sacchetta con appunto la scritta Radio Kubo. Andiamo ad aprirla. Abbiamo un'ulteriore protezione. Infine ci troviamo appunto il nostro prodottino, come potete apprezzare, eccolo qua in tutto il suo splendore. All'interno della confezione non c'è altro, quindi ricapitolando, abbiamo la nostra radio, un alimentatore, il telecomando, garanzia, libretto di istruzioni. Andiamo un attimo a vedere se si apre e a mostrarvela aperta. Come potete apprezzare, eccola qua. Quindi, detto questo, essenzialmente non c'è altro. Nei prossimi video andremo a effettuare ovviamente una recensione completa e maggiori approfondimenti sul prodotto. Per ora io vi saluto, vi invito a iscrivervi al canale se non l'avete già fatto e a seguirci sui canali social che abbiamo appositamente attivato per voi. Ciao a tutti da Lorenzo Avello.